Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Tempo fa ho pubblicato questa focaccia alta idratazione con lievito madre Licoli e a dire la verità non pensavo che sarebbe piaciuto così tanto. Queste bollicine hanno fatto innamorare tutti fino a renderla famosa con in questo momento 2,3 milioni di visualizzazioni nella mia pagina Instagram, 2,6 milioni su TikTok, quasi 300.000 visualizzazioni su Pinterest che ho pubblicato da pochissimo e quasi 10.000 visualizzazioni nel precedente tutorial. E per questo risultato ringrazio di cuore tutti voi che mi avete seguito e avete provato la mia focaccia. Ho voluto rifare questo tutorial proprio per spiegare meglio tutti i passaggi di questa focaccia, in quanto nel tutorial precedente, da inesperta e giustamente come mi avete fatto notare voi, le lettere degli ingredienti sono scritte molto minuscole e non si vedono bene. Oggi vi spiegherò tutto il procedimento, invece gli ingredienti li trovate nella descrizione oppure nel mio blog animaincucina.it, dove trovate anche tutta la ricetta spiegato passo dopo passo. Iniziamo subito con il procedimento. Versate nella planetaria il lievito madre Licoli rinfrescato da 4 ore insieme a 3 quarti di acqua, possibilmente dal frigorifero, e fate sciogliere finché si crea una specie di schiuma. Subito dopo aggiungete tutta la farina e iniziate a impastare a bassa velocità. Consiglio per questo impasto di usare una planetaria oppure un'impastatrice, in quanto l'impasto deve essere incordato perfettamente per avere un buon risultato. E per chi invece non è molto esperto nelle alte idratazioni, consiglio di iniziare con metà percentuale di acqua, dopodiché aggiungere il resto poco alla volta. Come vedete, l'impasto inizia a prendere forma e ad incordarsi. Aumentate la velocità dell'impastatrice e continuate ad aggiungere il resto dell'acqua poco alla volta, lasciando per l'ultimo un goccio dove scioglierete il sale e fate assorbire. Mantenete sempre l'incordatura e tenete sotto controllo anche la temperatura dell'impasto. Sarebbe ideale rimanere su 23-24 gradi, ma non superare il 25-26 gradi al massimo. In caso arriva a questa temperatura, fermatevi, fate un riposo in frigorifero per 10 minuti, dopodiché riprendete a impastare. L'impasto è quasi pronto, intanto per chi non è ancora iscritto nel mio canale vi invito a iscriversi e di attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Ed ecco come si presenta l'impasto alla fine, completamente staccato dalle pareti. Versate l'impasto sul piano di lavoro. Guardate quanto è bello questo impasto. È molto idratato, ma si stacca facilmente dalle pareti. Vuol dire che l'impasto è incordato perfettamente. Guardate come viene pulita. Fate subito qualche piega slap and fold per dare forza e per accoglierla, dopodiché lasciate riposare 30 minuti senza coprire sul piano di lavoro. Dopo il primo giro di pieghe e il riposo, l'impasto si rilassa e si allarga. Ripetete questa operazione con pausa di 30 minuti per circa 3-4 volte, dipende un po' dal vostro impasto come l'avete incordato, coprendolo a campana. Io non uso né unto e neanche l'acqua quando faccio le pieghe dell'impasto. Come vedete, l'impasto viene su perfettamente senza appiccicarsi al banco di lavoro, ma all'inizio appiccica leggermente sulle mani, che poi verso la fine non appiccicherà neanche alle mani, ma verrà proprio l'impasto con le mani pulite. Ecco. Qua vediamo già le bollicine. Trasferite l'impasto in un contenitore unto di olio extravergine di oliva dai bordi alti e dritti e fate raddoppiare a temperatura ambiente di circa 20 gradi. Ci impiegherà circa 4-5 ore, ma questo dipende anche dalla forza del vostro lievito. In fondo alla ricetta nel mio blog animaincucina.it c'è spiegato come realizzare la mia focaccia anche con lieviti diversi. Guardate che meraviglia di impasto, guardate che bello! Thank you.
Ungete con olio extravergine di oliva una teglia normale da forno, ma con profondità di 3 cm. Non è necessario mettere tanto olio, se l'impasto è incordato bene non appiccicherà nella teglia. Versate l'impasto nella teglia e stendete con attenzione senza far sgonfiare molto l'impasto. Per questa focaccia ho sempre usato l'olio extravergine di oliva estratto a freddo di olearia perlito, anzi non solo per questa focaccia, ma lo troverete quasi in tutti i miei piatti, tutte le mie ricette. È un olio che a me piace particolarmente e ve lo consiglio anche voi, comunque vi lascerò il link nell'info box dove potete cliccare direttamente e visitare il loro shop online. Dopo che avete steso l'impasto, anche se non si estende perfettamente, non vi preoccupate perché man mano che lievita si estende da solo. Quindi fate lievitare l'impasto senza coprire, dentro nel forno con la luce spenta, porta chiusa, per circa 15-17 ore a una temperatura di circa 20 gradi. In estate tenete sotto controllo l'impasto perché ci vorranno molto meno ore. Quando l'impasto arriverà al bordo della teglia, con le misure indicate, è pronto. L'impasto si presenterà con delle piccole bollicine. Togliete la teglia dal forno e scaldate a 230-250 gradi statico per circa 15 minuti. Cospargete del sale e olio extravergine di oliva sopra la focaccia, dopodiché premete con le dita e create i famosi buchi. Vi accorgerete che dentro l'impasto è pieno di aria. Mettete a piacere anche l'origano oppure il rosmarino. Se avete eseguito tutti i passaggi perfettamente, quando farete i buchi e muovete la teglia, le bollicine non si sgonfiano, anzi si gonfiano di più. Cuocete a forno statico a 230-250 gradi per circa 10-12 minuti, dipende dal vostro forno, oppure se avete la modalità pizza, cuocete per circa 7 minuti. Dipende sempre dal vostro forno. Guardate che meraviglia! Nonostante una focaccia sofficissima, quando lo tagli si sente proprio la croccantezza della superficie. Realizzare questa focaccia meravigliosa con una farina di media forza per pizza, con un'alta idratazione, con una lunghissima lievitazione a temperatura ambiente, è stata veramente una meraviglia. Una domanda che mi avete fatto in tanti è perché io non ho messo l'emulsione di acqua e olio sulla focaccia. Per questo vi rispondo direttamente qua. Essendo un impasto molto idratato, con una farina di media forza come ho detto prima, con tante ore di lievitazione a temperatura ambiente, non ha bisogno per un'ulteriore idratazione. Se mettete l'acqua nella superficie non avete quell'effetto bollicine, ma l'impasto si sgonfierà dal peso. E con queste immagini, che sicuramente vi è venuto fame, vi rinnovo invito ad iscriversi in questo canale e di attivare la campanella per non perdere i prossimi video e di seguirmi, sempre se vi fa piacere, nelle mie pagine Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest e nel mio blog animaincucina.it troverete il link nell'info box. Troverete inoltre anche il link dell'impastatrice che intanto me l'avete chiesto, dell'olio extravergine di oliva di olearia perlito, del termometro a sonda e se avete domande scrivetemi e vi risponderò in più breve tempo possibile. Se vi è piaciuta questa ricetta lasciate un like. Ciao a tutti, alla prossima!